MMA, K1, Brazilian Jiu-Jitsu e il suo miglior supporter, la musica. Oggi entreremo ancora meglio in questo mondo, fatto di fatica, sacrifici, duro lavoro, ma soprattutto tante soddisfazioni. Entra nella gabbia come uomo, esci come leggenda. Nicola Carparelli, categoria 67 kg, appartengo all'Academy Fight System di Monopoli, allenata da Michele Valentini, Pasquale Pentassuglia e mio maestro anche Ahmed Said, marocchino, eccolo qua. Mi chiamo Amadeo Vittorio Pio, faccio K1 e sono del team Free Fight Club Foggia. My name is Agilos Zafiropoulos. I'm from Greece, team BG Academy. My category is 82 kilos. I'm fight for Greece and BG Academy. I'm 70 kilos. K1 rules. Antonio Ricci, K1 Free Fight Club Foggia. Fight Club winner Slobodan Vukic. Fight Club winner 70 kg MMA. Antonio Botta, team palestra Imperial Troiano, meno 67 kg. Sono Nicola Nardone, combatto per la Free Fight Club di Foggia, MMA, meno 83 kg. I'm fight for Greece and PG Academy. My name is Darko Vasilic, I'm from Bosnia. My club is Fight Club winner from Prijedor. I'm the best. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessio Carchia, della categoria 75 kg, faccio MMA nella Free Fight Club. Team Antonio Caruso. Kevin Moroni, 75 kg, K1, Lucci Team. Salve, Mazzotta Francesco, vengo da Lecce, rappresento lo Shark Team Academy. Lotterò nello Jiu-Jitsu brasiliano, è un super fight dove si vince solo per finalizzazione. Ci sarà un tempo e non ci sono punti, si vince solo per vedere sapere l'avversario. Stiamo bene, ci mettiamo in forma. E ci divertiamo. E ci divertiremo. Luca Migani, categoria su meno 75 kg, Pro Fighter Rimini. Mi chiamo Nicola Sanzione, vengo da Andria, faccio parte del team Sanzione. Ho 22 anni e basta, stasera darò il massimo per questo match. Ok? Ciao a tutti, mi chiamo Francesco Palermo, combatto nella categoria meno 75 kg di K1 e mi alleno con la Pro Fighting Bellaria. Ciao, sono Aurora Veleno, faccio la body piercer e lavoro da Antipop Tattoo a Foggia. Ciao a tutti, mi chiamo Gaetano Pappalardo, lo studio a Foggia, Beyond the Skin, numero 13, piazza Baldassare. Antonio Ricci. Alessandro Mauro Matidis.
spettacolo di questa sera. Fategli un applauso enorme, lungo, lungo, lungo. Ancora una volta approfondiremo il concetto di live multiculturale. Seconda puntata dedicata alle tribute band, special guest dell'evento Non System, System of a Down Tribute Band. Attraverso l'evento vedremo le caratteristiche ed i settaggi per quanto riguarda la creazione del sound di una tribute band. Ciao a tutti amici di Frequenze, siamo qui all'Indian Biker di Foggia, secondo Motor Fighter, siamo qui adesso con i Non System. Ciao ragazzi, buonasera, e presento un po' tutti. Lucio. Milena. Roberto. Gianni. Roberto. Il progetto è partito un anno fa circa. Ed è partito perché siamo dei fan sfegatati dei System. Era parecchio che volevamo mettere su questo gruppo e l'anno scorso ci siamo riusciti. E quindi appunto abbiamo deciso di farlo ed iniziare a suonare dal vivo. È una band che noi seguiamo da tanti anni, ci entusiasmava molto realizzare questo progetto. Non è in realtà tanto complicato, nel senso che i System of a Down non usano degli effetti particolarmente articolati, insomma, è un suono abbastanza crudo, fatto di una distorsione molto aggressiva e qualche delay qua e là, ma niente di particolarmente articolato, insomma. Compressori comunque pronunciate sulle basse, comunque c'è un po' di lavoro. Io non uso compressore per pronunciare i bassi, uso un pedale della Digitech che ha controllo dei bassi a parte, si chiama Hardwire SC2 della Digitech, ed ha praticamente, oltre ai settaggi classici gain, volume, ha anche il controllo bassi e alti, e con quello più il settaggio dell'equalizzazione sull'amplificatore riesco a, come dire, a gestire la distorsione come, insomma, piace a me, cercandola di fare più fedele all'originale, insomma. Sì, allora personalmente io ho una Porre Smith Custom 22 con dei Dragon 2 montati rigorosamente originali,
che pompano in una maniera incredibile, quindi io sono un po' contro le customizzazioni, a me piacciono gli strumenti originali personalmente. Poi utilizzo un Fender Deluxe Ortrode valvolare e come distorsore, non è proprio un distorsore, è un super overdrive della Boss che con i Dragon Chew della Pore Smith spingono come un distorsore praticamente, quindi esce un suono crudo, pulito ma potente. Non uso equalizzatori al di fuori di quelli presenti sull'ampli, mi piace pronunciare molto i bassi, medi li tengo a metà, presenza al massimo e alti e tre quarti. Questo è il mio settaggio, diciamo, molto caldo, diciamo. Assolutamente sì, ma è la chitarra quella che fa la differenza per quanto riguarda il mio suono, poi dipende sempre dalla mano del chitarrista, come suona, far suonare entrambi, perché è proprio la dinamica che controlla tutto e poi se segui bene il CD loro stessi suonano comunque diversamente live dal CD. Il CD è un lavoro fatto in studio in maniera diversa, sono dinamiche studiate appositamente. Quindi c'è proprio una ricerca sonora in quella direzione, proprio nelle dinamiche, nel tocco, palm muting o non palm muting, legati o non legati. Un buon 70-75% per quel che mi riguarda, diciamo. Poi ovviamente la strumentazione deve essere, sicuramente non può essere 100% mai, però un buon 70%, va, spinto di 70%. Un batterista che ci permette di sfruttare al meglio. Se vogliamo. Sì, nel suo genere sì, c'è una bella parte ritmica, però ripeto, bisogna andare sempre in coppia, batteria col basso, basso con le chitarre, il tutto poi forma, diciamo, questa sorta di potenza musicale. Di sfruttare al meglio le capacità di tutto il gruppo, che ovviamente Se manca il batterista potete ben capire che manca il 50% del sound, ovviamente anche il basso. Ovviamente. Il basso, stiamo parlando della colonna numero 2, che è la prima qua dietro, veramente. La colonna numero 2, altrimenti il suono non esce. Esatto, è tutta la parte appunto potente del brano e ovviamente completate con la chitarra e la voce. Allora, per quest'estate abbiamo una data il 5 luglio a Rende, provincia di Cosenza, una il 13 a Policoro e una il 28 a Paterno, sempre a luglio. Stiamo cercando di trovare altre date per il futuro, poi ovviamente più suoneremo e più saremo contenti. Più ci chiamano a suonare e ovviamente saremo contenti di farlo. Siete contenti dell'accoglienza qui all'India Biker? Questa è la seconda volta che siete qui, speriamo di vedervi anche la terza volta, voi che ne dite? Sì, l'accoglienza, sì, magari, l'accoglienza è stata fantastica. Sia la prima che ovviamente questa volta si sono messi a completa disposizione nostra, quindi non possiamo che essere felici per questa cosa qua. Qui da Motor Fighter 2017 per Frequenza, ciao Vagliuni! Let's go.
Get up!